Grazie Presidente. Beh, direi che come Presidente almeno un attimo detto, secondo me, adesso la discussione si sta portando su un piano un pochino diverso da quello oggetto della legge. Però mi sembra che l'occasione possa essere comunque interessante per un approccio, perlomeno di confronto su problematiche che sicuramente non sono seconde ad altre scelte che l'amministrazione deve fare e che una città deve fare. Quindi l'occasione mi sembra assolutamente consona anche appunto per la finita del problema. Il problema energetico sarà sicuramente uno dei problemi fondamentali che segneranno il futuro di ogni città, di ogni cittadino e di ogni amministrazione. Quindi io penso che tutti quelli che sono gli interventi che devono essere fatti in questo campo devono essere valutati in modo attento. E soprattutto direi che le esperienze, perché anche il nostro paese sta cominciando a entrare in un'ottica diversa rispetto a quella attuale, che è quella di considerare come energetico come uno dei doveri fondamentali, cioè quindi non un elemento marginale dell'economia, ma un elemento sostanziale di quello che è lo sviluppo di un paese. Ebbene, questo ha portato nelle valutazioni che sono state fatte a indicare come l'aspetto va localizzato. A differenza dei discorsi che si fanno di globalizzazione, l'energia va localizzata, cioè quindi va studiata per il territorio, per l'ambiente, per la zona in cui si trova, perché diverse possono essere le soluzioni, diverse sono le prospettive e i rapporti con i benefici. Quindi direi che in questa occasione può essere lo spunto, e questo è un invito che io rivolgo alla Giunta, per cominciare a pensare alla possibilità di mettere in essere un piano di sviluppo strategico dell'energia della città di Montalcino. Questo mi sembra che possa essere uno degli obiettivi che sia l'amministrazione, sia il Consiglio si ha, proprio per iniziare una valutazione di tipo ponderato, ma soprattutto di tipo sereno, quindi scombrando il campo di quelli che possono essere di facile entusiasmo e delle facili attività, per capire quali sono le connotazioni classiche del nostro territorio, della nostra zona e quali possono essere gli sviluppi sinergici e preferenziali del territorio. Quindi io chiedo propongo che ci sia un programma di lavoro portato avanti dall'amministrazione, dall'assessore competente, dalla Giunta e che magari ci possa essere a non poter